Affrontate un doppio guaio. Arena dei combattimenti. Bene, 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 mi fa piacere rivederti, Skylander. Mi sembri pronto per combattere. Dacci dentro. E siamo tornati! Entriamo subito nel vivo dell'azione, ok? E lo Skylander parte subito col piede giusto! Gli insetti sono una vera seccatura, eh? Pensa a quanti ce ne sono al mondo! Ciao ciao! Comunque, da dove viene un nome come Chill Bill? Beh, all'inizio ero semplicemente Bill, ma siccome avevo un gran sangue freddo e mi piaceva congelare la gente, il resto è venuto da sé. Oh oh, gli animi si stanno surriscaldando e non credo sia colpa del riscaldamento globale. Ah, i ciompi, tra tutti i nemici delle Skylands, sono sicuramente i più classici. Quando e qua le pecore sono diventate cattive? O lo sono sempre state e non ci avevo mai fatto caso? Se posso azzardare un consiglio... Bravi, Skylanders! Ma come ve la caverete nel round lampo? A dire il vero, non abbiamo un vero e proprio round lampo qui, ma il prossimo combattimento sarà comunque interessante. Oh sì, possiamo dare l'addio a quel nemico, ma dubito fortemente che possa sentirci. Luridi topi, prima rubate il mio formaggio e ora attaccate pure lo Skylander! Benone! Oh oh! Ti prenderò! E un altro avversario mangia la polvere e credimi, ha proprio un saporaccio. La polvere, intendo. Oh cavolo! Ok, Chill Bill, punto 54 sul nuovo arrivato. Sì, Broccoli Guy, capisco. Oh, direi che qui abbiamo un... Si è concluso un altro round! Il risultato è ancora incerto. Chi vincerà? Gli Skylanders o quei cattivi non meglio identificati? O dobbiamo tornare in attività io e Broccoli Guy? Broccoli Guy è senza parole! Mi prenderò! Grande! Oh wow, Chill Bill, per i cattivi è un giorno sfortunato! Sembra che lo Skylander stia subendo qualche lieve danno, per usare un termine tecnico! Lo Skylander sembra aver trovato lo spunto giusto, o forse dovrei dire lo spuntino. Solo a me poteva venire in mente una battuta così. Oh,
Skylanders stanno cominciando a stabilire saldamente il loro predominio. Sembra difficile che i cattivi possano... Allora, Chill Bill, quante probabilità di vittoria hanno gli Skylanders, secondo te? Beh, a dire il vero hanno appena vinto, per cui... diciamo il 100%? Skylander, sei stato fantastico. E intendo fantastico in senso positivo. Non che ci sia spazio per fraintendimenti, a pensarci bene. In ogni caso, gran bel lavoro. Ed eccoti una ricompensa per il tuo duro lavoro. Nuova testa. Spacca il minuto. Quelli sì che sono grandi numeri. Ce l'hai fatta! Gira la ruota! Magnifico!
bene, bene, mi fa piacere rivederti, Skylander. Mi sembri pronto per combattere, e anche questo mi fa piacere. Dacci dentro! Chill Bill e Broccoli Guy su K-Troll, con tanti premi in palio! Oh, e lo Skylander non perde tempo scagliandosi contro quei poveracci come un dominatore assoluto! Chiamate un disinfestatore, nel palazzo ci sono i topi. Ciao. E un altro avversario mangia la polvere e, credimi, ha proprio un saporaccio. La polvere, intendo. Io so cosa significa essere giovani, arrabbiati e vegetali sul serio, ma non posso appoggiare le rivendicazioni di queste piante mutanti. Grande! Vi vedo in forma, Skylander. Se continuate a sconfiggere i nemici e a evitare gli ostacoli, e avrete la vittoria in tasca. Oh, lo Skylander sta facendo quei cattivi come se fosse tempo di mietitura o roba del genere. Che si fa sul serio? Nell'arena sono arrivati i Chompy! Non portare quella roba qui dentro! Mi chiedo perché i cattivi non facciano le valigie e se ne tornino a casa. Beh, credo che siano arrivati tutti insieme, per cui andarsene a casa adesso richiederebbe un notevole sforzo di coordinazione. E io non credo che loro siano così organizzati da riuscirci. Oh, direi che qui abbiamo un classico caso di nemico sconfitto. Quegli Skylanders stanno dominando il combattimento oggi. Vero, G-Bill. Ho sempre saputo che erano bravi, solo non mi ero mai reso conto che lo fossero a tal punto. Oh, cavolo. Denone! Vi vedo in forma, Skylander. Se continuate a sconfiggere i nemici e a evitare gli ostacoli, e avrete la vittoria in tasca. Gli insetti sono una vera seccatura, eh? Pensa a quanti ce ne sono al mondo! Leopardi, non leopardi! Broccoli Guy è senza parole! Oh, fantastico! Oh sì, possiamo dare l'addio a quel nemico, ma dubito fortemente che possa sentirci. Gli Skylanders stanno cominciando a stabilire saldamente il loro predominio. Sembra difficile che i cattivi possano riprendersi da un simile attacco, ma potrebbe succedere davvero di tutto. In questi combattimenti non ci sono regole. Oh wow, Chill Bill, per i cattivi è un giorno sfortunato. Da quando e quale pecore sono diventate cattive? Oh, lo sono sempre state e non ci avevo mai fatto caso. Il nemico è a terra! Addio, buon vecchio... Com'è che si chiamava? Ricordi quando combattevamo contro gli Skylanders, Broccoli Guy? Incredibile! Sì, e a posteriori mi chiedo cosa stavamo per... Ok, devo ammettere che un po' me l'aspettavo. Voglio dire, gli Skylanders vincono praticamente sempre, no? Sì, decisamente hanno il fuoco addosso, e Chill Bill di fuoco se ne intende. Anche se, come tutti sanno, sono più a mio agio con il freddo. Skylander, sei stato fantastico. E intendo fantastico in senso positivo. Ed eccoti una ricompensa.
nuove orecchie. Sta per il tuo duro lavoro. Pranzo servito! Bene, 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 mi fa piacere rivederti, Skylander. Dacci dentro! E siamo tornati! Entriamo subito nel vivo dell'azione, ok? Sono partiti alla grande, ma naturalmente quello che conta è l'ultimo colpo, non il primo, e quindi più o meno in mezzo. Aia, amico. Gli insetti sono una vera seccatura, eh? Pensa a quanti ce ne sono al mondo. Il terrore dei mari. È proprio la giornata ideale per un combattimento nell'arena, eh, Broccoli Guy? Oh sì, anche se a dirla tutta non credo che in questo posto il tempo cambi mai. Voglio dire, ogni giorno c'è lo stesso identico clima. Ah, questi cattivi non hanno nessuna speranza. Sono nessuno speranzisti, sono. Oh, quello deve far male di sicuro. Grande! Servirebbe proprio una pizza. Voglio dire, a tutti servirebbe una pizza, ma in particolar modo allo Skylander. Ma più tardi, non leopardi. Dobbiamo incoraggiare questi Skylanders, Broccoli Guy. Spacca il minuto. Continuate a sconfiggere i nemici e a evitare gli ostacoli e avrete la vittoria in tasca. Questo programma vi è offerto dalle pretelle al mais candito del fattore Bill. Se trovate una pretella al mais migliore, mangiatela! Non capisco perché più gente non metta il mais candito nelle pretelle. Voglio dire, c'è anche da pensarci. Oh, quei cattivi stanno accusando il colpo, Chill Bill. Sì, sono nella loro forma migliore. O se non la migliore, comunque più che soddisfacente.
Non ci credo, le pecore si sono finalmente ribellate e ora rivendicano i loro diritti. Non portare quella roba qui dentro. Floridi topi, prima rubate il mio formaggio e ora attaccate pure lo Skylander. Consiglio gratuito per te, Skylander. La prossima volta che vedi del cibo, mangialo. Per i cattivi è un giorno sfortunato. Oh, lo Skylander sta facendo quei cattivi come se fosse tempo di mietitura o roba del genere. Dai, Chompy, tra tutti i nemici delle Skylands sono sicuramente i più classici. Sì, Broccoli Guy, capisco. Ha bisogno di carburante, Skylander. In altre parole, hai bisogno di mangiare. Affrontate un doppio guaio. Ehi, persino Bronco di Kai deve riciclare qualche battuta a volte. Non odiarmi, ok? Potrebbe andare meglio. Per lo Skylander, vuoi dire? Spero non ti riferissi alla nostra radiocronaca, Chilbill, che mi sembra assolutamente impeccabile. Sembra che lo Skylander stia subendo qualche lieve danno, per usare un termine tecnico. Addio, non vorrei essere al tuo posto. Broccoli Guy condivide la tua sofferenza, Skylander. Non nel senso letterale del... Si è concluso un altro round. Il risultato è ancora incerto. Chi vincerà? Gli Skylanders o quei cattivi non meglio identificati? O dobbiamo tornare in attività io e Broccoli Guy? Broccoli Guy è senza parole! Gli Skylanders stanno dominando il combattimento oggi. Vero, Chilbill. Ho sempre saputo che erano bravi, solo non mi ero mai reso conto che lo fossero a tal punto. Ehi, io so cosa significa essere giovani, arrabbiati e vegetali sul serio, ma non posso appoggiare le rivendicazioni di queste piante mutanti. Prima del combattimento gli Skylanders erano dati per favoriti e quello che stiamo vedendo sembra dare ragione ai bookmaker. Questo dimostra quanto sia facile fare le cose, Chilbill. Andiamo, cosa ci vuole a dare per favoriti quelli che vincono sempre? Non è certo una previsione azzardata. Mi chiedo perché i cattivi non facciano le valigie e se ne tornino a casa. Beh, credo che siano arrivati tutti insieme, per cui andarsene a casa adesso richiederebbe un notevole sforzo di coordinazione. E io non credo che loro siano così organizzati da riuscirci. Oh, oh, direi che qui abbiamo un classico caso di nemico sconfitto. E un altro avversario mangia la polvere e, credimi, ha proprio un saporaccio. La polvere, intendo. Wow, questo combattimento sta andando per le lunghe, il che vuol dire che potrei trovarmi costretto a usare dei doppioni di frasi, o anche dei triploni, o che so. Addio, non vorrei essere al tuo posto. A più tardi, non leopardi. Beh, Broccoli Guy, abbiamo assistito a un'incredibile dimostrazione di prodezza pugilistica. Oh sì, Chilbill, sono assolutamente d'accordo. A essere onesti, non ho idea di cosa significhi prodezza pugilistica, ma comunque sì, concordo al 100%. Skylander, sei stato fantastico. E intendo fantastico in senso positivo. Non che ci sia spazio per fraintendimenti, a pensarci bene. In ogni caso, gran bel lavoro!
Ed eccoti una ricompensa per il tuo Nuove orecchie. Parte di set trovata. Lavoro. Io conosco i miei missili. Salto a razzo. Io conosco i miei missili! Sì, dai, apportiamo qualche cambiamento! Eccomi qui! Affrontate un doppio guaio. Un ingresso regale. All'attacco! Zuh!